Germania, spari in discoteca, un morto. Ucciso attentatore iracheno. Germania, spari in discoteca, un morto. Un morto e quattro feriti in un discoteca di Costanza, il Grey Club, nella Germania sud-occidentale, dove un uomo di 34 anni, iracheno, ha aperto il fuoco intorno alle 4:30. Quindi cercando di fuggire ha ferito un agente ma è stato a sua volta colpito dalle forze dell'ordine. È morto in ospedale per le ferite riportate. Il poliziotto colpito non è in pericolo di vita, dei quattro feriti nel nightclub, tre sono gravi. L'uomo risiedeva da molti anni in Germania, non era un richiedente asilo, ha riferito il portavoce della polizia della città tedesca, Fritz Betzicker, che secondo quanto riporta NTV ha escluso per ora l'ipotesi terrorismo, nonché conferma al momento del movente. Le autorità assicurano che la situazione è sotto controllo. Nella città del Baden-Württemberg, non lontana dal confine con la Svizzera, sono state schierate forze speciali. I motivi dell'uomo, che ha agito da solo, non sono chiari, ha aggiunto Betzicker. Stiamo ancora investigando, ma le circostanze sugli eventi in discoteca la sera prima dell'attacco sono un po' più chiari e questo ci ha portati a escludere il terrorismo. Secondo un testimone, l'aggressore ha sparato con armi automatiche. I clienti del nightclub, ha fatto sapere la polizia, hanno lasciato terrorizzati l'edificio, altri si sono nascosti all'interno. La discoteca aveva aperto nell'aprile scorso ma era già piuttosto popolare. L'episodio di Costanza segue di due giorni quello di Amburgo, dove una persona è stata uccisa e sei sono state ferite da un individuo noto ai servizi come islamista e affetto da problemi psicologici.